chi la l'è? Ermengarda. Ermengarda, e fecchi che? Sono stata ripudiata. Porina, e la ripudiata? Quella lì, vestita su così, è la principessa Ermengarda, figlia del re Desiderio, ultimo re dei Longobardi e della sua regina, Ansa. Nel 770 i Longobardi dominavano l'Italia già da 2 secoli, ma a quel punto era diventato un regno un po' precario, minacciato a sud dallo Stato Pontificio e al nord dai Franchi. Così Desiderio decise di dare in sposa la figlia Ermengarda al re dei francesi Carlo, il famoso Carlo Magno. Ma come dice il proverbio, l'amour de l'homme è il dire come il trot de l'asen. E così già nel 771 Carlo Magno ripudia Ermengarda. Chiaramente era una scusa politica. Dice che perché non gli dava eredi. No, voleva fare i suoi comodi. Nel 774 invade l'Italia, sconfigge Desiderio e diventa re dei Longobardi e dei Franchi. Ermengarda, poverina, ormai tutta sola, si rifugiò qui, nel monastero femminile di San Salvatore, poi detto di Santa Giulia, voluto dai genitori, Desiderio e Ansa, eretto dalla sorella Anselperga. Qui sembra che rimase sempre innamorata del suo ex marito. Tra queste mura morì nel 776, quando venne a sapere che Carlo Magno si era risposato con la sveva Ildegarda. Poi accetta, che brutta fine che l'ha gaffata. E il fatto è che Ermengarda non è mai stata presa molto in considerazione. È sempre stata una figura avvolta un po' nella nebbia. Non si ha neanche la certezza del nome. Effettivamente, una delle figlie di re Desiderio andò sposa per fini politici al futuro re dei Franchi, ma il nome esatto della principessa Longobarda rimase ignoto. Forse desiderata o berterata. Boh! A renderla immortale ci ha comunque pensato il Manzoni, dandole il dolce nome di Ermengarda nella tragedia ad Elchi, che poi ad Elchi era il principe, suo fratello, famosissimo. L'inizio del coro del quarto atto, quando la nostra eroina è agli ultimi attimi di vita. Sparse le trecce morbide sull'affannoso petto, lenta le palme e rorida di morte il bianco aspetto, giace la pia col tremendo sguardo cercando il cielo. E dopo l'è morto. Riposa dolcemente, cara Ermengarda. Di sicuro il Museo di Santa Giulia è un posto bellissimo dove farlo. Ma noi che restiamo vivi ricordiamo che la Val de Pieux, una candela davanti, che una fiacola del re. Passate una buona giornata.